Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Mitopia! Nello scorso episodio abbiamo scortato il principe di Aridosto a castello e abbiamo anche trovato la baccalma che serviva a farlo calmare. E sì, calmare i bollenti spiriti tra il principe e appunto Chad, che era lì, che voleva appunto sposarsi Zelda. E a quanto pare il duca del male Gianni ha rapito la faccia di Zelda. Sì, il duca è un feticista di visi. Quindi andiamolo ad affrontare al castello. Oh, sembra che la strada sarà piena di pericoli e non sarà semplice arrivare dal duca. Ma noi siamo forti. Torre dell'incubo. Già dal nome mi intriga parecchio. Vediamo un po' di darci una piccola mossa. Mossa. Ok, Borghese pensa di essere una parte essenziale del gruppo. Questo posto mi fa rizzare i capelli. Mi sento come se il soffitto mi stesse schiacciando. Beh, è del tutto normale avere paura. Ma guardalo, lui come me la rido. Ma non so se dovrei dire lui riferendomi a me in terza persona. Come dovrei fare? Paura io, non sia mai. È vero, sono terrorizzato. La tua onestà è ammirevole. Troviamo subito la principessa e battiamocela da qui. Potrebbe essere interpretato male. Ma perché sempre in fondo devo stare? Sì, Alama che si gode le piccole gioie della vita. Dove andiamo prima? È qua sotto, no? Ragazzo, ma tu non mi conosci? Io tutte quante le strade devo provare. Tutte! Scusate se urlo. Hanno sonno? È contagioso. Ah, lo sbadiglio sì, è contagioso. Maggiore affinità a caso, perché lo sbadiglio è contagioso. Mano amica. If you know what I mean. No, si scherza, si scherza. Attenzione, primo mostro. Cos'è, un diavoletto? Oh, diavoletti, sì. E Lampo Nubugno. Che poi io Nubugno mi fa schifo pronunciarlo, cioè. È strano Nubugno. Ti do una mano io. E oh, grande. Quello che occhi aveva, quella nuvola. Mi chiedo se troveremo. Guarda, stavo per dire. Mi chiedo se troveremo una locanda. Effettivamente in un castello c'è una locanda. Ma a questo punto io farei anche l'altra strada che è quella per continuare, ovviamente. Oh, forse no. Ah, strano. E 450 facce salvate. La pepiera PS era 60-80. Ma come Andrelink vuole una tenuta in lana? Ma scherziamo? Ma mi starebbe malissimo. Invece Alama? Una veste muscolosa. Ma una veste muscolosa. Vediamo però il colore prima. Ok, grigia. Come Gandalf il bianco. Cioè, più un grigio che un avorio. Avorio, direi. Attenzione perché Andrelink ha comprato una tenuta da nuoto. Il problema della tenuta da nuoto è che è pessima da vedere addosso a una persona. A meno che tu non sappia portarla. Devi avere il fisico adatto. E io non ce l'ho. E ragazzi, 500 abitanti salvati. La pepiera PS è da 80 a 100 e quella PM da 30 a 35. Io non so se una volta che abbiamo sconfitto, o meglio, recuperato la faccia della principessa, se vengono altri personaggi nel gruppo. Questo proprio non lo so, ragazzi. Però intanto vediamo. Che poi se sconfiggiamo il Duca del Male sarà la prima volta. Poi ci saranno altre missioni, ovviamente, in cui bisognerà sconfiggerlo per forza. Non possiamo sconfiggerlo una volta e basta. Che sennò che gioco sarebbe? Il gioco è. Però se venisse un quinto membro, oltre al cavallo, certo. Perché il cavallo poi non c'era nel primo Mitopia, quello per 3DS. Quindi vediamo. Ho deciso comunque che poi le strade secondarie che non ho preso me le faccio per conto mio. Perché poi, anche se le taglio le parti in cui prendo le altre strade, è solo tempo in più che ci metto a registrare il video alla fine. Eccoci qua con altri acquisti. Borghese vuole la padella luna piena. Ah, però, insomma, statistiche molto più alte. Vediamo un po'. Non è brutta da vedere, eh? Sapete cosa? Io il colore forse un po' ricorda il formaggio, ma. Ma sì, dai, mettiamola. Aumenta di molto l'attacco, di poco la difesa, ma l'attacco ci sta tutto, ci sta. Oh, sembra che ci siamo, ragazzi, eh? Mi sa che oltre questa strada, poi dopo ci sono le stanze del duca. Eh sì! Ah!
succede? Ah, ma è Chad. Ok, respira a fondo. Principessa Zelda! All'attacco! Mi sa che ci rimette le penne, Chad, eh. Gorillosa Zelda. Ma non c'è il duca, quindi. C'è solo un altro nemico. Vabbè, ci sta. Restituisci il viso alla principessa. Quanta bellezza. Non so come fare una voce gorillosa da femmina. Normale la faccio. Questo sublime volto che il duca del male mi ha donato. Ridaglielo! Niente, Chad. È tutto mio adesso, non lo restituirò mai. Non lo avrei mai indietro. Mai! Pensavo lo avrebbe esploso, però. Chad ha perso, ma non mi dire. Bleh. Ma quella di tutto se la danzava tutta, ma... Ma come fa a laggare poi su Nintendo Switch? Ma insomma... Quando si muove è tutta quanta strana. Sembra di gelatina. Io intanto vado con un vortice di lame. Avrei potuto mettere una trappola elettrica, però... Sai com'è. Ok, inno all'amicizia, quindi cosa fa? Nulla. Cavolo. Ehi, quante botte! Meno male, PS al massimo, meno male. Allora, abilità magia, trappola. Mettiamo un po' la trappola, va. Capace ha voglia di attaccare. Fuoco più uno, e non gli ha fatto nulla. Bis, grazie, meno male. Facciamo qualcosa di decente. Vortice di lame. Un attimino che ricarico con le pepiere, PM. Ok, calmati tu. Qui ti serve a te anche. Ok. Turno di borghese. E vuoi là? Aha, grande. Oh, bel danno. Botta. Ah, oh, grande. Mi sono salvato. Attacco col cavallo. Vai. Ah no, sbuffata. Danneggia tutti i nemici. Vabbè, facciamo sbuffata. Vediamo insomma quanto le facciamo alla gorillona. 57, che sarebbe? Vediamo un po' con lo stato del nemico. Ah, ok, quasi esplosa. Bene. Sì, è un termine un po' strano, quasi esplosa. Però capite che... Ah, ancora col cavallo? Ok, attacco in sella allora. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, ora è andata. Ragazzi, ma che robina! Ma che robina siamo! Mille grazie davvero! Sì, vabbè, Zelda normale ha la voce un pochino più alta, mentre la gorilla un pochino più bassa, perché il gorilla. Perfetto, ragazzi, siamo fortissimi. Il bonus a me, perché sono il capogruppo gorilloteine. Ora voglio risfidare la gorilla per vedere cosa fa di buono queste gorillateine. Avete sconfitto uno dei miei fedeli servitori? Mi avete rovinato la giornata! Il conto da pagare per questo sarà molto, molto salato! E non vi lascerò nemmeno lo scontrino! Guarda che se non rilasci lo scontrino e mi vengono a fare domande, ci passi i guai tu, Il duca del male Gianni è fuggito a est. Grazie di avermi salvato. Questa volta sono stato più inutile di un soprammobile. Non dire così. Forse più inutile di una trappola per topi che non funziona, quello sì. Ma perlomeno il volto della principessa è stato recuperato. Torniamo immediatamente al castello. Eh beh, certo ragazzi, ovvio che torniamo al castello. Abbiamo salvato la principessa. Vediamo un po' come vanno le cose. Oh, qui almeno questi qui hanno sistemato le luci, meno male. Beh, luci, sì, insomma, candele. Ah, il padre è riuscito a passare dalla porta? No, non ci credo. Emmete. Come sono felice. È passato dalla porta, non si sa come. Grazie di cuore, è così bello avere di nuovo il proprio viso. Mi ha salvato la mia adorata figlia. Il minimo che posso fare è ricompensarvi. Ah, ce l'ha allora i soldi, re. Va bene.
il lag, però su Switch no, eh. E sono profondamente grato anche a te, mio giovane chat. Mamma, intanto mangia. Ha sempre qualcosa di cibo tra i baffi dentro la bocca. Ma io non ho fatto nulla, vostra maestà. Sciocchezze, ragazzo mio. Ho visto come ti sei precipitato a recuperare il volto della principessa. E alla luce del tuo nobile gesto, ho deciso di concederti la mano di mia figlia. Cosa? Padre? Oh, Zelda. Oh, Chad. Neanche ci fa... Ah, non la prende tipo... Dirty Dancing, ok. Non lo so, sta scena è strana. La trovo molto strana. In quanto al principe Handsome Squidward, si è dimostrato un vero posizionario. Mammina! Ancora... Oh, eccoli, va, come si coccolano. Sono così felice quanto c'è accanto a me. Proteggerò la principessa a ogni costo. Sì, metti su un po' di muscoli magari, davvero Chad. Col mascellone. Ci siamo infinitamente grati per ciò che hai fatto per noi. Ora vado al duca del male e dagli la lezione che si merita. Sbrattato? Ecco, tutto quello che mangia sarebbe normale sbrettare. Ragazzi, il duca del male? Io lo credo di saperlo dov'è. Perché ho aperto l'altra volta la strada. Ah no, è lì. E qui sopra, allora quando ci andrà qui sopra? A Picco Bufera. Io voglio scoprire questi posti bellissimi. Quindi il duca sta lì, eh? No. Nel prossimo episodio ci andiamo. Ragazzi, questo episodio è stato un pochino più corto, ma... Vabbè, ci stava, insomma. Era solo da recuperare la faccia della principessa. Va bene anche così. Quindi, che dire? Vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione, come sempre, vi ricordo il link per Instagram, ragazzi. Shoutout alla tier star degli abbonati e alla YouTube Start Game. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!